Una manifestazione, quella di questa mattina, che ha emozionato tutti, con il signor Rondi che porta alto il nome di Mazara del Vallo non soltanto all'interno del territorio provinciale ma dell'intera nazione. Allora, cosa dire anche ai cittadini mazzaresi e al signor Rondi che è qui oggi con noi? Questo è un segnale positivo che deve essere trasmesso subito alle nuove generazioni. Avere un cittadino mazzarese che è stato insignito di questa onorificenza, diciamo, è motivo di orgoglio. Tra l'altro è il primo mazzarese finanziere che abbia avuto questa onorificenza, e questo, ripeto, ribadisco, è motivo di orgoglio. Io sono particolarmente emozionato non soltanto per la città di Mazara del Vallo, perché ho ritrovato dopo quasi 50 anni un amico d'infanzia, perché siamo stati nella stessa colonia a Calatafimi quando eravamo ragazzini. Dopodiché ci siamo persi di vista, però la vita è talmente strana che le coincidenze sono talmente, diciamo, fortuite, che a me, diciamo, ha fatto molto piacere oggi essere qui presente per l'amico Ignazio, ma soprattutto, diciamo, per la città di Mazara. Ribadisco, un segnale positivo per le nuove generazioni che devono essere anche divulgate, anche ritengo, a livello scolastico. Forse faremo qualche programmino per le scuole di Mazara del Vallo con Ignazio. Signor Rondi, un'emozione forte quella di questa mattina, tantissima gente, anche la sua famiglia presente. Oggi per me è una giornata da incorniciare. Questo riconoscimento per il titolo stesso, che si aggiunge al mio nome e mi onora, e sono profondamente commosso. Mi appaga di tutti i sacrifici e i riconoscimenti ricevuti negli anni alla mia persona. Grazie. Oltre al signor Rondi, anche altre persone hanno avuto oggi una bellissima onorificenza. Questo vuol dire che sono tante le persone in Italia che comunque sono persone oneste e quindi portano alto non soltanto il nome, appunto, dicevamo, con il signor Rondi di Mazara del Vallo, ma di tutta Italia. In Italia è quello che a noi più interessa qui nel Trapanese, e quindi io questo lo so, è una mia certezza. Ecco, queste sono le eccellenze di tutta una... società in cui vi sono tante persone per bene che lavorano, combattono e probabilmente meritano qualcosa di più. Un esempio per i giovani, come diceva il vice sindaco? Direi proprio di sì. No, soprattutto questo è il riconoscimento di una vita, quindi non è un episodio ma è una vita. È una vita in cui delle persone hanno vissuto secondo dei valori e ora glielo stiamo riconoscendo. Riceve l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il signor Ignazio Rondi, nato a Mazara del Vallo il 16 novembre 1950. Il signor Ignazio Rondi è brigadiere della Guardia di Finanza a riposo. Nel corso del suo servizio ha ottenuto elogi dai propri superiori, ha ricevuto la Croce d'Argento e d'Oro per anzianità di servizio. Il 16 giugno del 2011 è stato premiato con un attestato di benemerenza dal sindaco di Mazara del Vallo, onorevole Nicolò Cristaldi, per aver svolto incessantemente il fervido impegno nel promuovere i valori sociali e umani che caratterizzano lo sport quale volano per la crescita della comunità mazarese. Fa parte dell'Associazione Nazionale Finanziaria d'Italia, ove svolge servizio di volontariato.